Buongiorno amici di Passione Italiana e bentornati! Welcome back! Nel video di oggi continuiamo a parlare del verbo piacere. In today's video we will continue talking about the verb piacere, which means like. Sì, nel video precedente abbiamo visto come è possibile dire in italiano I like. In the previous video, we saw how to say in Italian I like. Vi ricordate? Do you remember? In italiano, per dire I like, dobbiamo scegliere, choose, scegliere tra due espressioni. In Italian, if we want to say I like, we have to choose between two expressions. Quali? Which ones? Mi piace o mi piacciono. Ma come facciamo a scegliere? But how can we choose? Do you remember? Vi ricordate? Dobbiamo guardare la parola seguente. The following word. We have to look at the following word. Parola, word, following. Seguente, following. Ok? Se la parola seguente è una parola singolare o un verbo all'infinito, usiamo mi piace. If the following word is singular or a verb in infinitive, mangiare, giocare, studiare, ballare, we use mi piace. Per esempio, mi piace la pasta. I like pasta molto. Pasta singolare, mi piace. Pasta is singular, mi piace. O mi piace studiare. I like studying. Studiare, verbo all'infinito. Mi piace. Ok, mi piace studiare italiano con passione italiana. I like studying Italian with passione italiana. Sì? Quindi, so, quando usiamo mi piacciono? When do we use mi piacciono? Quando la parola seguente è una parola plurale. When the following word is a plural word. Per esempio, mi piacciono le arance. Arance, plurale, oranges. I like oranges. Mi piacciono le arance. O mi piacciono i fiori. I like flowers. Plurale, piacciono. Ok? Quindi, so, in italiano la costruzione è un po' particolare. The construction of this verb in Italian is a little bit tricky. Al contrario, backwards. La pasta piace mi. A me. Pasta appeals. This means to me. Ok? E mi piacciono le banane. I like bananas. Le banane piacciono a me. Bananas appeal to me. Remember, this one means this one. Me means a me. Ok? Quindi, mi piace la pasta, I like pasta, o mi piacciono i fiori, I like flowers. Mi significa, means, a me, to me. Quindi, molto importante, this is the important part. Quindi, so, come possiamo dire in italiano you like, he likes, she likes, we like, you plural like, they like. How do we say this in Italian? Com'è possibile? Come facciamo? Attenzione. Questo
non cambia. This doesn't change. Singolare o verbo piace, plurale piacciono. With a singular word or a verb piace, with a plural word piacciono. Cambiamo questo. We have to change this. To say I like, mi piace o mi piacciono. To say you like, ti piace o ti piacciono. Ti means a te, to you. Ok? He likes. Any idea? Gli piace o gli piacciono. Ok? Gli means a lui, to him. So, he likes pasta, he likes flowers. Ok? And she likes. Le. She likes pasta, she likes flower. Le piace la pasta, le piacciono i fiori. Le means a lei, to her. E we like. Ci piace o ci piacciono. Ci means a noi, to us. Ok? E you, all of you like. Think, maybe you know it. Vi piace la pasta. You like pasta. Vi piacciono i fiori. You like flowers. Vi means a voi, to you, plural. E l'ultimo, finalmente, last one. They like. Gli piace o gli piacciono. Gli means a loro, to them. Actually, gli means to him or to them. Ok? Doesn't matter if it's singular or plural. If it's masculine or feminine, sorry. Doesn't matter. Masculine or feminine is always gli. Ok? A little bit tricky, ma niente panico, no panic, it's just a matter of practice, ok? In italiano è possibile usare mi piacciono o a me piacciono. So you can use these ones as well, you can say mi piace, mi piacciono, or you can say a me piace, a me piacciono, ok? But not together. One or the other. One or the other. Ok? Fantastico! Allora, ricapitoliamo. Per usare il verbo piacere, like, in italiano, dobbiamo guardare se la parola seguente è singolare, plurale o è un verbo. In order to use the verb piacere, to like, correctly in Italian, we have to look at the following word. If it's singular, if it's plural, or if it's a verb. Ok? Se la parola è singolare o un verbo, usiamo piace. If the following word is singular, or if it is a verb in infinitive, we use piace. Se la parola seguente è plurale, usiamo piacciono. If the following word is plural, we use piacciono. Ok? E for the first word, per la prima parola, dobbiamo vedere a chi piace. For the first word, we have to see who likes that thing or those things. Ok? And choose one of these. Mi, ti, gli, le, ci, vi, gli. Ok? Allora, amici di Passione Italiana, come sempre, adesso tocca a voi, tocca a te, tocca a voi, tutti voi. It's your turn now. Pronti? Abbiamo bisogno, we need, di un piccolo aiuto. This will help us a little bit. Ok, ingegneria.
Allora, tocca a voi. You like coffee. Come si dice in italiano? You like coffee. How do we say in Italian? You like coffee. Vediamo. Coffee. In italiano. Il caffè. Don't forget the article. Il caffè. Singolare o plurale? Is it singular or plural? Singolare. Quindi, piace. You like. Sì. Ti piace il caffè. You like coffee. Ti piace il caffè. Which can also be a question. Ti piace il caffè? Do you like coffee? Secondo, you like bananas. Pensate, think. Bananas, bananas. Banane, le banane, articoli. Singolare o plurale? Plurale. So, quindi, piacciono. Ti piacciono le banane. Ti piacciono le banane? E prossimo, un altro, another one. He likes tea. Pensate, think. Tea in italiano, il tè. Singolare o plurale? Singolare. Quindi, so, piace. He. Gli piace il tè. He likes tea. Gli piace il tè. Bravissimi! Un altro! Another one! She likes carrots! Carrots, 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 carrots! In italiano, le carote! Plurale. Piacciono! She likes carrots appeal to her. To her. Le piacciono le carote. Bravissimi. E we like rock music. You can do all of it by yourselves. Provate. Try. Rock music in italiano. La musica rock. Singolare. Ci piace la musica rock. E let's try with a verb. Singing. Singing in italiano? Cantare. Cantare è un verbo. Cantare is a verb. Piace. E they like singing. Singing appeals to them. Gli piace cantare. They like singing. Gli piace cantare. Bravissimi. Attenzione alla forma negativa. Pay attention to the negative form. Because sometimes we're going to say they don't like something. We don't like something. He doesn't like something. Ok? Molto facile. Very easy. Molto, molto facile. Non. At the beginning of the sentence. All'inizio della frase. Non gli piace cantare. Non le piacciono le carote. Non ci piace la musica rock. Ok? E attenzione alla pronuncia. Just a reminder about pronunciation. Piacciono. Piacciono. E non dimenticate di usare sempre l'articolo con le parole singolari e plurali quando usate il verbo piacere. Don't forget to use the articles when you use the verb piacere with the singular and plural words. Ok? Articoli importantissimi! The articles are so important! Ok? Allora, amici di Passione Italiana, all of you, you, all of you, vi piacciono le lezioni di Passione Italiana? Do you like Passione Italiana lessons? Se sì, fate un like, così possiamo continuare a caricare i video
e iscrivetevi al nostro canale. If you like our lessons and you would like us to upload more videos, hit a like and subscribe to our channel. Grazie mille e alla prossima. Ciao!